Ciao a tutti, sono Bomb777 e benvenuti nel quarto episodio della mia carriera allenatore. Ok, allora state vedendo qui il bel faccione nero di Malè perché lui è il nostro esterno. Me l'avete consigliato un po', mi avete consigliato tantissimi giocatori, da Roy, Samané, Coman, però per tanti c'erano problemi. Io Coman l'avrei preso, mi sarebbe piaciuto tantissimo, ma c'è il problema che è appena passato al Bayern. Poi Royce, troppo, assolutamente costa troppo, avevo circa 50-55 milioni e non mi va di spenderne troppi per Royce. Mané dovrebbe essere tra i 15 e i 20, quindi non dovrebbe costare tantissimo, sarebbe veramente il giocatore perfetto. Però io al momento non posso andare avanti perché ho la partita in coppa contro il Wigan. Beh, andiamola a fare perché devo farla per forza, speriamo di portare a casa un risultato, speriamo di passare, dai, potrei farcela. Ok, dai, sì, questa formazione qui, dai, ci sta. Mettiamo i titolari perché secondo me posso non essere eliminato subito. Comunque andiamo. Eccoci qui, ancora nessun nuovo innesto nella squadra perché non sono ancora arrivati. E Embolo mi devono ancora rispondere. Tielemans pure. Aspettiamo, che ci possiamo fare? Io comunque vi ricordo come sempre di mettere un bel mi piace a questo video, un bel mi piace per questa serie. E vi ricordo di commentare qua sotto scrivendo questa volta un terzino. Il terzino che io dovrei comprare perché vorrei aspettare per poi concludere con l'attaccante. Comunque io vi ricordo come sempre di mettere un bel mi piace a questo video e per questa serie. E vi ricordo di commentare qua sotto scrivendo questa volta l'attaccante che dovrei comprare. Sì, perché io dopo questa partita cercherò di prendere, sempre se riesco a prendere anche Mané, cercherò di prendere il terzino, ma uno almeno sì, dai. Per poi penseremo insieme, mi sto incartando a parlare, poi penseremo finalmente al nostro gran bel attaccante perché un po' di soldi a disposizione li abbiamo. Zárate, bravo Zárate, ancora Zárate, forse un dribbling di troppo provato. Paie, attenzione a Zárate che non è fuori gioco. Zárate, c'è ancora compagno al centro. Non era in ottima posizione Zárate per tirare, di pochissimo, me la sono allungata troppo. Vai, ancora la palla per Paie. Paie, Paie in area. Paie, Paie. Che Paie. Finisce il primo tempo 0-0. Abbiamo sempre i nostri problemi in attacco. Però fin quando non abbiamo un attaccante di merda, perché non mi rispondono per Embolo? Vai, facciamo partire il nostro Cristiano Ronaldo. Il nostro Antonio, guardalo, guardalo. Vai Antonio, c'è un compagno al centro. Dentro, boom, boom, boom. Ma quanto è forte Antonio. Quanto è forte Antonio. Quanto è forte Antonio. 1-0. Il vantaggio siglato da Payé. Ma quanto è forte Antonio. È il nostro Ronaldo, non lo cambierò più. Mi avete fatto scoprire una perla. Avevamo una perla in squadra e non lo sapevamo. Troppo forte Antonio. Comunque in tanti, parlando di cose serie, mi avete fatto la domanda: ci sarà Mondal in questa serie? Mondal, Mondal non ci sarà, signori. Non ci sarà. Sapete perché? Perché non ha la faccia. Cioè, ha la faccia nera. Avete presente quelli che non hanno la foto? Occhio ad Antonio che va fino in fondo. 2-0, la papera ci aiuta. Ma Antonio è un mostro, mostruoso. Stavo dicendo di Mondal, non c'è perché non ha la foto. Quindi, l'ultimo giorno di mercato, come di consueto, andremo a comprare il nostro giocatore random. L'anno scorso, con la carriera con il Borussia Dortmund, è stato Mondal. Quest'anno vedremo il giocatore più random di tutti e lo compreremo. Però aspetteremo l'ultimo giorno di mercato. Oh, il cross al centro, no! Sì, sì, è un cross, attenzione alla palla dietro! Forse toccata da me. Ora stiamo soffrendo un po', parte da dietro il Wigan, però stiamo soffrendo un po', manca poco, meno male. Molto esteso, è rigore, pensavo punizione dal limite, è rigore, bene così. Dai, no, ci va. Facciamo andare Antonio dopo la partita fantastica che ha fatto. Va Antonio, ed è 3-0. 90esimo, 3-0, molto molto bene, è il secondo 3-0 consecutivo. Ok che il Wigan è il Wigan. Però va bene, va bene. Ok, finisce qui, va benissimo, 3-0, molto bene. Stiamo già un po' imparando i giocatori, li stiamo iniziando a conoscere. Comunque, boh, va bene. Grande Antonio che è veramente fortissimo, non lo toglierò mai. Però adesso, voi bastardi, prima della partita con Liverpool, rispondetemi. E finalmente, quanto ci voleva, oh, accettiamo per Tielemans, però...
Io non so perché in volo ancora non arriva. Ah no, eccolo. Arriva anche in volo, tutti e due insieme. That's good. Però io volevo vedere pure per Mané. Non so se arriva prima della partita con il Liverpool. Anzi, credo proprio di no. Aspetta, vediamo. Ah no, vogliono 23 circa. Non lo so, però se siamo 20 milioni poi in attacco chi prendiamo, merda? Ah no, però in quel caso non ci servirebbe più l'attaccante one, perché avremo Embolo e poi Mané, perché Embolo, sapete, può fare anche l'esterno. Merda, prendo Embolo o mi compro tipo Morata? Comunque voglio dire Mané, io offro 20 per Mané. Mi serve più Mané che un attaccante, sì. Avanziamo, adesso abbiamo il Liverpool, poi abbiamo un solo giorno di mercato. Che palle, devo scegliere tutto. Oh dai, per ora usiamo sto modulo qua, guardate che carino. Dentro Embolo e Tielemans, finalmente che possono sfidare il Liverpool. Io direi che ci sarebbe assolutamente un terzino. E poi Mané, perché può veramente fare tantissime posizioni. Quindi un terzino a Mané, l'attaccante alla fine no. Quindi voi consigliatemi quel terzino lì e consigliatemi anche un altro giocatore in caso fallisca l'assalto Mané. Eccoci qua, sarà dura, però Embolo e Tielemans possono fare la loro parte. Subito il rischio con Benteke. Vai, andiamo, disegniamoci, vai Antonio. Antonio, attenzione al contropiede. Antonio che prova a passare, niente da fare. Però adesso Song, c'è ancora Antonio che corre. Corri Antonio, va Antonio, in area, Antonio. E la parata. È angolo però, ci va Paye. Occhio al cross, e rifà vantaggio. Vediamo chi. Non lo so, c'ho tanti neri in squadra, però non ho visto bene. Il vantaggio di Antonio, sempre lui. Ma quanto è forte Antonio, ormai è diventato lo slogan della serie. Ma quanto è forte Antonio, 1-0 contro il Liverpool. Firmino dentro, si gira, Benteke, palla sul fondo, no era, sì, era Benteke, ah no è angolo. Sempre Antonio che va dentro per Embolo, contro Kolo Touré, Embolo, si deve fermare. Dai andiamo Embolo che controlla, Embolo c'è il compagno al centro. Firmino appoggia per non so chi, non ho visto, poi la palla rimane lì per Benteke. Il palo comunque del Liverpool, stiamo soffrendo. Stasera sarà tutta così, tutta in sofferenza, però mi piace. Finisce il primo tempo, grandi, dai, 1-0 per noi. Incrociamo le dita, speriamo di tenere sto vantaggio, sarebbero 3 punti fantastici. Oh, Embolo, no, poi la palla rimane lì sul fondo. Non so neanche cos'è successo alla difesa del Liverpool. Angolo per il Liverpool che va al cross poi sul fondo. Klein, il cross al centro, Adrian. Poi ancora il cross e ancora Adrian. Dai, resistiamo che manca poco, Embolo, fermato, poi ancora Embolo. Fortunatissimo qui, Embolo contro Klein. Tienila Embolo. Vai Antonio, bravo a controllarla. Andiamo su, chiudiamola. Antonio è morto, dentro, palo. C'è solo recupero, 3 minuti. Dai, 3 minuti di recupero. Paye, passa con un dribbling. Paye, ancora, dietro. Embolo 2-0 in casa del Liverpool. Embolo 2-0. Grande Paye che se ne va con quel dribbling. Spero non ci siano problemi con la registrazione, perché già ho visto qui che si era un po' tipo bloccato. Spero solo che non ci siano stati problemi. In quel caso siamo 2-0. Il secondo gol l'ha fatto Embolo, però credo sia veramente finita. E finisce qui. Mamma mia 2-0 al Liverpool, così secco. Che campioni, che squadra di campioni. È stata una partita equilibratissima. Volendoci ci poteva stare il pareggio. Beh dai, sono contento. Va bene così. Quindi voi consigliatemi il terzino e volendo l'esterno in caso non arrivi Mané. E se il video ti è piaciuto metti mi piace, iscriviti al mio canale e commenta da bomb 777. È tutto, ciao a tutti.